tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Fratelli d'Italia contro il sistema sanitario locale, per una visita ci vogliono anche 2 anni di attesa. Il consigliere comunale Ser Filippi critica i lavori delle opere compensative della 14, non sarebbero realizzate a regola d'arte. Fase acuta del maltempo, in nottata tornano piogge temporali anche di forte intensità, accompagnati da possibili grandinate. Le strade fanesi prese d'assalto da centinaia di bambini e la città da giocare si conferma un evento di successo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Il tema della sanità dunque torna ad essere bollente. Questa mattina la segreteria di Fratelli d'Italia ha puntato il dito sul sistema sanitario locale, sul problema delle prestazioni, per esempio, sanitarie pubbliche, dove in alcuni casi per farsi visitare bisogna aspettare, pensate, addirittura 2 anni. Il diritto di curarsi e in particolar modo di farlo nelle strutture pubbliche è un diritto di base che sempre più spesso si scontra con l'impossibilità reale, trovando ospedali e punti di primo intervento che chiudono e lasciano spazio a cliniche private, non accessibili a tutti, e liste di prenotazione che in molti casi superano i 12 mesi di attesa. A ribadirlo stamattina in una conferenza la segreteria di Fratelli d'Italia in un incontro con la stampa. In particolar modo sono le prestazioni più importanti per patologie che richiedono diagnosi immediate a fare i conti con questo modello di gestione della sanità che prevede ridimensionamenti degli ospedali e accorpamenti territoriali che lasciano scoperte e prive di assistenza, anche quella di base, molte realtà del nostro entroterra e non solo. La segreteria di Fratelli d'Italia ha scelto Fano come sede di questa conferenza stampa proprio perché Fano rappresenta il paradigma di come è stata gestita la sanità nella provincia di Pesaro Urbino. Fano infatti aveva un suo ospedale efficiente e funzionale che serviva una vasta area del territorio fino ad arrivare all'entroterra. Questo ospedale è stato smantellato e si avvia verso una lunga agonia che lo porterà alla chiusura e sarà sostituito, come ci è stato anticipato dal Presidente della Regione Luca Ceriscioli, da una clinica privata che sorgerà addirittura a Chiaruccia, dove invece il famigerato algoritmo di Ceriscioli aveva individuato la sede per realizzare l'ospedale unico provinciale. Non paghi di ciò, in questi ultimi 4 anni la regione amministrata dal Partito Democratico ha chiuso, ha smantellato ben 200 posti letto della sanità pubblica per far posto, per regalare, come ci è stato annunciato in questi giorni, ben 100 posti letto alla clinica privata di Chiaruccia. Questo è come è stata gestita la sanità nella nostra provincia. Ne sono esempi l'ospedale di Cagli, dove a volte è difficile anche fare una semplice risonanza magnetica, o quello di Fano, accorpato con Pesaro in previsione di una futura chiusura per lasciare spazio ad una clinica privata. Così ci si trova ad esempio ad avere un'urgenza per una risonanza magnetica alla testa e sentirsi dire che si può fare solo privatamente a 250 euro oppure aspettare dai 12 ai 18 mesi, ma in alcuni casi potrebbe essere troppo tardi. Quindi è più attuale che mai la battaglia di Fratelli d'Italia in favore di un piano sanitario che preveda un sistema ospedaliero policentrico, che è la stessa battaglia condotta dai coraggiosi sindaci del Patto di Piagge per realizzare un vero sistema ospedaliero che non lasci indietro nessuno e che restituisca anche al nostro territorio quella rete dell'urgenza e emergenza che è stata smantellata da Ceriscioli e dai suoi compagni. Le strade che la società Autostrade per l'Italia sta realizzando come opere compensative della 14, secondo il consigliere Luca Ser Filippi, non sarebbero realizzate a regola d'arte. E sentiamo perché. Opere compensative per la terza corsia dell'autostrada A14.
argomento sempre un po' indigesto per Fano, che per l'aspetto degli espropri e quello del tracciato ha sempre viaggiato su due binari, vizi e virtù, necessità e malcontento. Ed anche adesso che il tabellino di marcia del cantiere corre a tutto vapore, altri aspetti scaldano gli animi. Uno è la scoperta recente dei resti di una villa romana e l'altro quello della qualità dei lavori in esecuzione, ma solo per la porzione di strade che dovranno essere ereditate dal comune di Fano. A mettere il dito in queste due piaghe è il ritrovato nei banchi del Consiglio Comunale, nelle file della tua Fano, ex assessore, ora consigliere, Luca Serfilippi. Io ho presentato ieri un'interrogazione in Consiglio Comunale, speriamo che il sindaco e l'assessore mi facciano capire il motivo per cui sono stati sepolti, perché bastava magari, visto che è società Autostrade che fa i lavori, chiedergli magari una lastra di vetro per proteggere questa piccola area, che poteva essere anche una piccola forma di pubblicità per chi viene nel parcheggio, che è comunque servizio dell'autostrada, e magari gli si dice: guarda, venite a visitare Fano che è ricca di reperti romani, ecco. C'è un altro aspetto però che lei vorrebbe rimarcare, che riguarda però le opere strutturali. Sì, dal capitolato d'appalto sembra che le opere compensative che realizza Società Autostrade e rimarranno di proprietà di Società Autostrade verranno fatte a regola d'arte, ovvero col triplo sedime, e quindi rimarranno a lungo nel tempo. Invece sembra che tutte le strade che poi passeranno in proprietà all'amministrazione comunale, quindi tutte le strade per capirci che da Fano Nord collegheranno Fano Sud, abbiano solamente un doppio sedime, ovvero sabbione e asfalto. Il comune di Mercatello sul Metauro ha affidato alla Proloco del posto la gestione del punto IAT, informazione e accoglienza turistica. La consegna delle chiavi da parte del sindaco Fernando Sacchi al presidente della Proloco Luigi Cruciani è avvenuta ieri sera alla presenza del presidente della provincia di Pesaro Urbino Daniele Tagliolini, del presidente provinciale dell'Umpli Damiano Bartocetti e del consiglio direttivo. A Mercatello sul Metauro c'è un bel gruppo di giovani, ha detto Bartocetti, che contribuirà in modo eccellente alla promozione del territorio. Scattare foto con il telefonino nei luoghi più belli della città e poi condividerli sui social network. Questa può essere un'operazione e può essere uno strumento, un ottimo strumento per la promozione del territorio. Per questo è nato PhotoWalk. La Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura realizzano anche quest'anno il progetto PhotoWalk, che lo scorso anno ha ottenuto ottimi risultati, superando complessivamente i 147 milioni di condivisioni sui social network. La proposta che noi facciamo ai turisti, ma anche ai marchigiani, a cui piace conoscere meglio la propria regione, di venire in questo caso a Fano per fare un'esperienza della città e poi raccontarla nel profilo social che hanno. Quest'anno l'iniziativa, volta a sviluppare nuove forme di promozione turistica attraverso gli strumenti digitali degli utenti, prevede 7 tappe in 7 straordinarie località delle Marche. Una passeggiata fotografica, armati di tablet o telefonino, per immortalare le bellezze del nostro territorio. Uno che esplorerà il centro storico, le eccellenze monumentali, ma non solo, anche bar, esercizi commerciali che attraverso la fotografia possono essere raccontati dall'occhio soggettivo di centinaia di persone che hanno appunto il compito di scoprire e di dare originalità a questo racconto, ma anche poi la zona Porto Mare, quindi le due eccellenze che raccontano meglio la città di Fano. Domenica 28 maggio si parte dunque alla scoperta di Fano e la sua storia, tra mare e colline a suon di click, l'arco di Augusto e le sue mura, i misteri della Fano sotterranea, la tradizione marinara e immancabili il brodetto e la moretta, le specialità gastronomiche per eccellenza e per le foto più belle una gradevole sorpresa. Il primo premio è un soggiorno turistico a Fano, un fine settimana in un albergo messo a disposizione da alberghi consorziati. Dei ristoratori poi ci daranno per il secondo premio una bella cena per due persone e poi ci saranno vini e prodotti enogastronomici offerti in un cesto per il terzo classificato, come in genere si fa.
E speriamo che a rovinare gli scatti dei fotografi non ci sarà il maltempo domenica, penso proprio di no. Invece il maltempo arriverà questa notte per chi ci segue nelle edizioni del mercoledì, quindi delle 20:30. Dicevo, ci sarà il maltempo in arrivo questa notte e per tutti i dettagli ci colleghiamo con Francesco Cangiotti di geometeo.it. Allora, buonasera Francesco, innanzitutto... Questo maltempo in arrivo, che cosa porterà? Ecco, si tratterà di un impulso di aria fresca in quota che già in queste ore ha mostrato i primi effetti, infatti nel tardo pomeriggio si sono già verificati locali temporali, in particolare sui settori collinari delle Marche centrali. E nel corso della nottata arriverà il nucleo più instabile, appunto, che transiterà nel corso della notte nella mattinata di domani, determinando appunto una serie di rovesci anche a carattere temporalesco, localmente accompagnati anche da grandinate. Il tutto sarà associato a un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, con raffiche in particolare durante il corso dei temporali e naturalmente anche un graduale calo delle temperature. Ecco, tutto questo, Cangiotti, dalla serata all'incirca, parlando della provincia di Pesaro Urbino chiaramente, ma un po' estendendo alla regione, insomma, da stasera, poi terminerà domani verso che ora? Insomma, verso mezzogiorno, l'una dovrebbe... Ecco, diciamo che sì, il clou si verificherà tra la mezzanotte e le prime ore di domani mattina, poi dopo tutti i fenomeni tenderanno gradualmente a spostarsi verso sud, quindi già da metà mattina di domani, attorno alle 9 e alle 10, già le condizioni andranno migliorando. Poi via via, nel corso della giornata, il miglioramento sarà più deciso fino ad un cielo poco nuvoloso nella serata di domani. I giorni successivi, ecco, si tratterà di un peggioramento abbastanza veloce, perché poi già da venerdì, soprattutto nel fine settimana, quindi sabato e domenica, tornerà il bel tempo con temperature che dopo questo temporaneo calo ritorneranno nuovamente a salire con valori anche superiori ai 25 gradi, quindi farà anche relativamente caldo. Potrebbe essere, direi, la prima giornata di mare, quella di domenica prossima, possiamo dire sabato e domenica, una prima giornata di mare tintarella. Speriamo sulla grandine, speriamo che questo non accada, perché comunque quando succede poi fa dei danni e questo non è bello. Grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it. E dall'11 al 15 maggio la squadra di calcetto del commissariato di Fano si è recata a Palma di Maiorca per partecipare ad un torneo internazionale dove erano presenti 140 squadre provenienti da 34 paesi del mondo. La squadra fanese ha giocato contro Algeria, Portogallo, Danimarca, Lituania e Serbia, quest'ultima ha poi vinto il torneo. La squadra non si è qualificata alla fase finale per un gol di differenza. Il team era composto da Piero Capaldo, Marco Magini, Mirko Micioli, Roberto Mele e Massimiliano Falso. Allenatore Domenico Servadio, detto Mimmo, conosciuto da tutti come vecchia gloria del calcio fanese di fine degli anni 70, che ha militato in Serie C2. Li vedete in queste fotografie. Domenica le strade di Fano sono state prese letteralmente d'assalto dai bambini, perché si è tenuta la Fano, città dei bambini e soprattutto la città da giocare. Se pronunciamo la parola austerity, i ben informati pensano subito alle direttive economiche di risparmio e di rigore che alle volte i governi sono costretti ad adottare. Ma a qualcuno, con qualche capello bianco in testa, che negli anni 70 era un ragazzo o poco più, la parola austerity evoca città deserte la domenica per totale assenza di automobili circolanti, città intere trasformate in una gigantesca isola pedonale. Per i ragazzi di allora, una pacchia assoluta. Oggi questo non è più praticabile, ma il dominio assoluto sulle strade è un ricordo indelebile nella mente di molti di noi. La città da giocare ripercorre quella piacevole sensazione. Una volta all'anno una porzione di strade di Fano, abitualmente usate dai veicoli a motore, Viale Buozzi, Viale Gramsci, Il Pincio e parte di Via Roma, ha completa disposizione di bambini e bambine ed annessi genitori per una giornata intera. Sì, ovviamente è una manifestazione che ha un alto valore simbolico, ma è anche un'occasione anche di divertimento per i bambini e per le bambine.
Viale Gramsci, che è la via più importante della città, viene occupata dai bambini. È un segnale, come per dire, i bambini si riappropriano della città, si appropriano degli spazi pubblici, ma in realtà dietro c'è un progetto molto più complesso e importante, che è anche una filosofia di come amministrare una città che sia sempre più a misura di persone e per tutti. 70 associazioni cittadine, sia sportive che ricreative, con laboratori, dimostrazioni, prove in estemporanea per grandi e piccini, un paese dei balocchi a cielo aperto. Sì, veramente, perché questa mattina abbiamo iniziato con tutte le tappe in giro per la città che avevamo programmato, ovviamente con un po' di preoccupazione perché il tempo non prometteva nulla di buono, e invece è venuto fuori un sole magnifico e c'è una giornata che è all'altezza veramente delle aspettative, dei sogni, soprattutto, lo voglio dire, dei genitori, degli insegnanti, dei bambini che hanno preparato da mesi in alcuni casi questa giornata da giocare, e vedere finalmente che a pochi minuti dall'avvio della manifestazione Viale Gramsci si sta riempiendo di famiglie, di cittadini, è veramente una grandissima soddisfazione, pensando soprattutto al lavoro che le scuole, le associazioni hanno fatto in queste settimane, in questi mesi. Al sindaco tra i denti è scappato un "se la ripetessimo una volta al mese", tanto è stato l'entusiasmo che ha colto lui e tutti nel vedere quanto ogni cosa a misura di bambino diventi magica. C'è un programma che sta andando molto bene, quello con lo chef, In Cucina con lo Chef. Tanti di voi so che si mettono a scrivere le ricette e poi le replicano in cucina. E allora tra poco c'è una nuova ricetta, In Cucina con lo Chef, poi Guarda chi c'è e Fano Geo, che si è tenuta domenica scorsa. Vi ricordo il nostro numero di telefono 338-4968-250 per le vostre segnalazioni. Noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 con l'informazione. Occhio ai giornali. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.